non c'è situazione, abbiamo visto anche il perito, il tecnico che avete pagato, insomma, comunque che ha relazionato, ha detto che è inagibile, questi appartamenti sono inagibili, non potete rientrare. No. Voi cosa volete aggiungere? Dobbiamo aggiungere che ci debbono fare i lavori. I lavori debbono essere ultimati per farci rientrare dentro casa, perché può darsi che rientriamo, magari perde l'acqua. Che avete diverse problematiche tra ascensore, diverse, tra perdite d'acqua, non tapparelle. Non si chiude niente, la porta aperta, là l'avete vista. Come si fa a dormire la notte con un portone aperto? Anche i mobili spaccati avete, no? I mobili ce li abbiamo tutti rovinati, sì, la cucina è a terra. Non c'è rientro. Tra l'altro, non avendo il CAS, voi continuate a stare in affitto, a pagare in affitto, certamente, anche un affitto esterno. Esattamente, sì. Pur avendo una casa che potrebbe tornare a disposizione, ma non così. E quello è, come si, diciamo che è l'inverosimile della cosa, cioè sono costretto a stare in un'altra casa in affitto quando ho la mia il tuo appartamento. Il mio appartamento, esatto. Ma sì. Alcuni sono rientrati, però 5, 6 inquilini. Diciamo 4 o 5, forse più 4 che 5, però diciamo 5. Dai. Forse la situazione era meglio, non avevano alternative. La situazione è differente, molto differente. Perché è come se io. È come se farei un incidente con una Ferrari e farei un incidente con un'utilitaria. Se faccio un incidente con la Ferrari, per aggiustarla mi ci vuole 1.000 euro, se faccio un incidente con un utilitario mi ci vuole 100 euro. Io purtroppo c'avevo una Ferrari, per capire il discorso, perché io c'avevo i mobili tutti quanti. Infatti qualcuno dice che era meglio prima. Molto, ma guarda, vi dico pure di più, che io ho le foto di quando sono uscito di casa, il giorno del terremoto, e ho le foto di quando sono rientrato. Quindi posso mettere alla prova tutto, posso provare tutto. Basta chiedere, faccio vedere tutto. Io faccio vedere le foto della casa mia, stava benissimo, benissimo. Mobili e come si chiama? E immobile.